Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Pianeta Sport, la prima del mese di dicembre. Ci apprestiamo ormai al Natale, pronti per cominciare queste feste. E stasera saremo in compagnia di diversi ospiti del mondo dello sport dilettantistico, appunto per premiare, per dare rilevanza al nostro sport della regione e della città Roma. Al mio fianco, come al solito, il nostro Paolo Anedda. Buonasera. Ciao Tabi, buonasera, benvenuto a tutti i nostri telespettatori. Tantissimi servizi filmati, tantissimi gli eventi, le presentazioni della scorsa settimana, a cominciare dalla presentazione dell'anno accademico presso la Link Campus University, la grande presentazione al Salone d'Onore del CONI dei campioni dell'Università di Roma, la premiazione con la consegna delle benemerenze al Palazzo delle Federazioni, sempre a cura del CONI, oltre ai nostri servizi filmati sul campionati di calcio, la Roma Calcio 5 femminile, insomma tantissima carne al fuoco. È il momento di presentare gli ospiti. Sì, certo, per me è un grandissimo piacere e onore presentare Gianluca Di Luca, delegato Regione Lazio, Federazione Karate Italia. Buonasera. Buonasera a tutti. Achille Patrizzi, dirigente Link Campus University. Buonasera. Buonasera a tutti. Riccardo Mirti, giocatore calcio europeo di Roma. Buonasera. Buonasera. Leonardo Paolini, capitano basket 3x3 europea di Roma. Buonasera. Buonasera a tutti. Mattia Monti, giornalista. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a Paolo. Buonasera Mattia, ecco un nuovo ingresso della nostra redazione, quest'oggi sarà sua cura intervistare il nostro Achille Patrizzi. Ricordiamo la nostra programmazione ad alcuni amici inserzionisti. Ma certo, vi ricordo che siamo in onda sempre tutti i giovedì alle 22 su Rete Oro, canale 18, e in replica il sabato alle 17. Per chi non può seguirla in diretta, siamo anche in onda sui nostri canali social della pagina Facebook di Pianeta Sport. E da poco è nata anche la nostra pagina Instagram, sempre di Pianeta Sport, e vi chiedo qualche like. Ed ora qualche ricordo, qualche ringraziamento ad alcuni dei nostri sponsor. La Link Campus University, immersa nel verde, è un'università privata internazionale che dal 1999 propone corsi di studio all'avanguardia che preparano i giovani all'inserimento nel mondo del lavoro, e puoi scegliere se frequentare in presenza oppure live streaming in diretta con l'aula, se seguire i corsi online con la particolare offerta formativa della presenza di corsi di laurea sia in italiano che in inglese. Non esitare, visita il nostro sito www.unilink.it. Link Campus University, insieme per costruire il tuo futuro. Caffè Santos, torrefazione guidata dalla famiglia Ponzuoli, opera nel settore da circa 100 anni, puntando sempre ad offrire un prodotto di alta qualità senza trascurare la tradizione. Offre una vasta gamma di servizi, tra i quali la realizzazione di caffè e concept bar. Sito internet www.santoscaffè.com. Ricordiamo inoltre che le dirette previste di Pianeta Sport anche sulle pagine Facebook collegate al nostro gruppo, al gruppo della Time Sport Roma, e quindi comunque su Sport in Oro, Rete Oro, Roma Calcio 5 Femminile, US Agri Roma, US Agri Lazio, Palatorino, Time Sport Roma. Insomma, sono tantissimi i modi per poter rivedere la nostra trasmissione. Da domani ci saranno gli insert con gli interventi di tutti i nostri ospiti e le foto del nostro Valerio Di Curzio. Ho detto poc'anzi una presentazione che è rappresenta un pochino la ripartenza, non dico la rinascita perché potrebbe essere esagerato, ma sicuramente una ripartenza importante. Achille, prima di andarci a vedere il servizio, eravamo al Salone d'Onore del CONI e come sempre nutrita la rappresentanza, oltre 100 ragazzi in platea, ospiti istituzionali, ospiti del mondo accademico, ma soprattutto una grande voglia di ripartire. Ma è stata, come tutti gli anni, veramente una bella cerimonia. Molto bella anche perché viene dopo un periodo in cui siamo stati tutti quanti, tra virgolette, rinchiusi a casa. Quindi ne sono stato veramente fiero e ringrazio sempre il CONI, il presidente Malacò, dell'ospitalità che ci riserva tutti gli anni.
Andiamoci a vedere il servizio, secondo me davvero emozionante, pregno di significati, il servizio curato dal nostro Valerio Di Curzio e con la voce di Mattia Monti che ripercorre un pochino gli ultimi anni e mezzo, l'ultima stagione e mezza di attività del coordinamento sportivo, di inattività anzi del coordinamento sportivo dell'Università di Roma. Andiamoci a vedere il servizio. Non un giorno qualunque, una partita che nessuno avrebbe mai voluto giocare. 10 marzo 2020 arriva come un fulmine a ciel sereno, lo stop all'attività sportiva, sia professionistica che dilettantistica. Anche i campionati delle università di Roma sono costretti a fermarsi dopo 15 anni di ininterrotta attività. La preoccupazione si sostituisce alle emozioni, spariscono gli abbracci, le gioie per un gol e le amarezze per una sconfitta. Si sta in casa ed il campo da gioco diventa un ricordo. C'è da combattere un avversario che non conosci, sleale, invisibile, senza scrupoli, si chiama Covid-19. Sì, proprio lui, come in una finale di Champions League, dove da favorito diventi in pochi minuti un underdog. Un primo tempo giocato ad armi impari, dove il coronavirus chiude la frazione con un vantaggio che sembra incolmabile. Ma esiste sempre un ma. Nonostante il fermo, il coordinamento sportivo delle Università di Roma non molla, non si disunisce, continua ad operare prima a distanza, appena possibile in presenza. La Time Sport Roma chiama tutti a raccolta con l'aiuto del Centro Sportivo Italiano e dell'Unione Sportiva Acli e la risposta degli Atenei è incredibile. Sorge il sole per la 16ª edizione dei campionati delle Università di Roma e nonostante le grandi difficoltà iniziali, il lavoro paga e le adesioni di università pubbliche, private, italiane e straniere diventano alte e di grande pregio. Il portavoce del coordinamento sportivo, Achille Patrizzi, e i membri che ne fanno parte hanno lavorato in questi mesi per non gettare al vento 15 anni di lavoro, di condivisione, di amicizie, di collaborazioni fattive nella promozione dello sport in tutto il territorio di Roma e non solo. La Time Sport Roma spinge sull'acceleratore, i responsabili degli Atenei moltiplicano gli sforzi ed il 10 novembre 2021, dopo un anno e mezzo dall'ultimo triplice fischio, i campionati delle Università di Roma sono di nuovo in campo. Si inizia con il campionato di calcio Luis Sapienza, l'Incampus Cattolica, John Cabot e Roma 3, danno il primo calcio in contemporanea. Si aggiungeranno presto Campus Biomedico, Europea di Roma, l'UMSA, Foro Italico e i nuovi arrivati del College Life. Una settimana dopo è la volta del calcio a 5 maschile e femminile a scendere in campo. All'elenco delle università si aggiungono UNINT e The American University of Rome. Ricominciano i contatti sul sito ufficiale del torneo, capace di superare 1 milione di visualizzazioni. Rete Oro e Pianeta Sport tornano a narrare le gesta degli studenti. In campo è tutto, torna alla normalità. La scorsa settimana è ripartito anche il basket e presto toccherà al volley misto, al padel ed al tennis arricchire l'offerta sportiva per gli studenti. La condivisione, l'inclusione, l'integrazione, la memoria storica dei nostri campionati hanno dimostrato che quando esiste il senso di appartenenza e la voglia di rialzarsi, si riescono a superare ostacoli terribili. E dopo un primo tempo ce n'è sempre un secondo e fino a quando non sentirete e sentiremo il triplice fischio del direttore di gara, ci troverete sempre qui, al vostro fianco, per far vivere agli studenti emozioni ed esperienze speciali, per promuovere lo sport vero, lo sport sano, quello delle Università di Roma, ad maiora. Vista dirigente della Lin Campus Achille Patrizzi, intanto è un piacere ritornare ad averti qui. Volevo chiederti, un anno di stop dovuto alla pandemia, è anche difficile ripartire sia mentalmente sia fattivamente. Che messaggio vuoi mandare tu personalmente, anche in virtù del fatto che c'è stata la presentazione del campionato delle università al Salone d'Onore del CONI, che è un qualcosa di comunque prestigioso? Ma
Diciamo che il primo messaggio è quello che non ci dobbiamo mai arrendere, cosa che abbiamo fatto e non ci siamo arresi, anche se dopo un anno è sempre molto difficile ripartire. Devo dire che durante questo anno che è passato con Paolo, non dico che ci sentivamo quasi tutte le settimane, ma poco ci manca, e cercavamo sempre di trovare uno spiraglio per poter ripartire, per poter vedere il momento in cui ripartire. Non a caso ieri, proprio alla presentazione, no ieri scusate, alla presentazione all'inaugurazione dei campionati, ho detto che Paolo è stato il collante di tutto il coordinamento, e non l'ho detto perché è un amico o per plagieria, ma proprio perché lo ritengo così, perché molto probabilmente se non ci fosse stata tutta la Time Sport intorno al coordinamento e con l'aiuto di tutti gli altri delegati del coordinamento, perché anche loro volevano ripartire, forse saremmo stati fermi, ma invece no. Noi siamo sportivi, tenaci e non ci fermiamo mai, e quindi siamo ripartiti. Mentre in qualità di portavoce del coordinamento sportivo, che tipo di iniziativa, e anche di dirigente della Lean Campus, quindi a rappresentanza dell'Ateneo del quale sei dirigente, insomma, che tipo di apporto ha dato la Link alla ripartenza del campionato? Ma diciamo che in quanto portavoce ci siamo dati da fare moltissimo per poter tenere tutti quanti legati intorno a questo campionato. Campionato che è nato 16 anni fa ormai, e quindi fra mille difficoltà. E ringrazio il rettore del Foro Italico, che proprio nella cerimonia di inaugurazione ci ha fatto gli elogi per come lo abbiamo portato avanti e come siamo riusciti a creare un qualcosa dal nulla, anche perché forse, cioè, lo dico con cosa, è l'unico campionato delle università che esiste in Italia a questo livello, è ovvio, a parte i nazionali o cose di questo genere, ma proprio della città di Roma. Siamo riusciti a coinvolgere, si può dire, quasi tutti gli Atenei di Roma, fra università pubbliche, private, americane, straniere, internazionali. E questo è stato, sì, uno sforzo, ma anche un piacere, perché in effetti poi ripartire ti ricompensa di tutto quello che hai fatto. E ringrazio, scusate, i dirigenti della Link che ci hanno dato sempre il supporto, almeno anche a me, di andare avanti e di spingere sempre sull'acceleratore. I campionati sono ripartiti, vi state concentrando sul presente, quindi su questa annata, o avete già in mente delle idee, delle innovazioni per la prossima? Ma diciamo che già da quest'anno stiamo cercando di aggiungere altre due discipline, una è il padel e l'altra è il tennis. E è chiaro che non ci vogliamo fermare, perché fermarsi non è bello. E quindi forse molto probabilmente in futuro vedremo di poter aggiungere altre cose. Già si era ventilato un po' di tempo fa il rugby, anche se sarà molto difficile perché non tutte le università potranno allestire squadre di rugby. Però ci sono varie iniziative che vogliamo portare avanti, proprio per coinvolgere sempre di più tutti gli studenti di tutti gli Atenei. Non a caso noi il 10 di dicembre abbiamo invitato tutti gli Atenei ad una festa che vogliamo fare presso di noi alla Lean Campus, proprio per avvicinare tutti gli studenti fra di loro e far capire che veramente con lo sport e con lo studio si possono ottenere grandi risultati. Tra l'altro, Achille, ti anticipo, questo neanche lo sai, che durante proprio la riunione di presentazione c'è stata una proposta da parte di uno studente del campus biomedico che sarà presente nella prossima riunione del coordinamento, che propone addirittura la vela come nuova disciplina. È chiaramente molto complicata, mi diceva che ha già chiaramente una struttura, un'idea
di Massima, l'ho invitato, adesso non lo so, però ecco, anche in questo il coordinamento poi funge un pochino da stimolo. Hai parlato prima del magnifico rettore, abbiamo, grazie alla voce della nostra Tabi, diverse interviste. Direi proprio di cominciare con quella del magnifico rettore, il professor Attilio Parisi, e a seguire quella del cappellano padre Nicola di Cagliari dell'Università Europea di Roma. Andiamoci a sentire i loro interventi. Magnifico rettore, siamo qui alla presentazione dei campionati dell'Università di Roma. Qual è l'emozione dopo aver vissuto un periodo così complicato come il coronavirus? Beh, l'emozione è stata sicuramente forte, è passato un anno e mezzo in cui tutti quanti sport e università hanno combattuto insieme questa battaglia da cui però stiamo uscendo. Il messaggio importante che diamo oggi è proprio questo, lo sport, l'università riprendono insieme per poter cercare di fare quello che hanno sempre fatto, cioè unire, aggregare e fare cultura, perché lo sport è anche cultura. Quanto è importante lo sport insieme all'università? Lo stavo dicendo adesso, è qualcosa di estremamente importante. Lo sport è sicuramente qualcosa di estremamente importante perché riesce a unire, a coinvolgere, ad aggregare, ad annullare qualsiasi distanza dalla sociale alle diseguaglianze a qualsiasi tipo di situazioni di questo tipo. E quindi il poter riprendere questo percorso che abbiamo dovuto forzatamente interrompere è veramente un qualcosa di cui dobbiamo essere fieri e orgogliosi. Quanto è importante invece questo campionato per la regione e per la nostra città? Beh, direi che è qualcosa di utile e importante perché teniamo presente che intanto convergono in questo campionato università statali, università private, università straniere. È anche un modo di far incontrare culture, modi di pensare diverse, università che hanno nel loro core delle caratteristiche diverse ma che si incontrano in questo campionato, fanno amicizia e possono trovare anche spunti per collaborazioni, per portare avanti insieme anche un discorso di cultura e di ricerca, traendo spunto dall'incontrarsi con lo sport. Quali sono invece le aspettative per questa stagione? Per questa stagione da un punto di vista sportivo? Beh, insomma, io faccio il rettore indegnamente di un'università che ha lo sport come core dell'Ateneo, quindi spero che possiamo continuare a portare avanti e a tenere in alto il nome della nostra università, perché essendo un'università dello sport dovremmo cercare di vincere il più possibile. Però lo sport è competizione, lo sport non si parte mai con risultati scontati e io credo che il bello sarà vedere quello che riusciamo a fare nel rispetto comunque delle regole e della sportività, che deve essere la prima cosa a cui dobbiamo aspirare. Si è parlato durante la presentazione dei campionati di sacrifici dei ragazzi, dell'università, da questo punto di vista? Io credo che sicuramente fanno dei sacrifici perché devono portare avanti lo studio, però riescono a portare avanti in maniera estremamente brillante anche degli impegni sportivi. Il livello, prima parlavano che a volte può essere assimilato quasi a un discorso di calcio parrocchiale, no, in realtà il livello è molto molto alto, i ragazzi si impegnano, studiano, riescono a trovare il tempo, a ritagliare il tempo per essere degli ottimi studenti e degli ottimi atleti e questo credo sia importantissimo. Grazie. Ti ringrazio. Siamo con padre Nicola Tovagliari dell'Università Europea. Com'è andata questa presentazione dell'Università dei campionati universitari? Benissima ed entusiasmante, è veramente bello tornare, ritrovarsi, rivedersi, qualcuno ha detto anche riabbracciarsi e soprattutto ripartire con grinta, con entusiasmo. È veramente entusiasmante sapere che il mondo riparte, che c'è speranza e questo ci riempie il cuore e ci prepara ad essere agguerriti per il futuro. Cosa ne pensa del binomio sport-università? È stupendo perché università vuol dire gioventù e vuol dire proiezione nel mondo, impegnarsi per quelle che sono le basi, i valori del mondo e lo sport è un grande veicolo di allenamento, è veramente un ginnasio per fare forti i muscoli dello spirito e il mondo ha bisogno di queste cose.
soprattutto vedere persone che vengono veramente da tutto il mondo, che comunicano in inglese, in italiano, appunto, parlando di sport e di collaborazione. A questo proposito, cosa ne pensa? Fa capire che il mondo dell'università è un mondo aperto alla cultura, un mondo aperto a tutto il mondo, è un mondo dei giovani e i giovani dialogano in tutte le lingue e l'università è aperta allo sport, che è un canale preferenziale per l'amicizia e per la civiltà, per l'umanità, e questo allora ci riempie di entusiasmo. Perfetto. Grazie. Grazie, complimenti. Allora, abbiamo assistito a due degli interventi, ne abbiamo altri poi di delegati facenti parte del coordinamento delle università di Roma. Riccardo Mirti, che fa parte della squadra di calcio. Quali sono le sensazioni e qual è la partecipazione? Perché so in particolare che il cappellano padre è particolarmente attento alla squadra di calcio e comunque allo sport in generale. Sì, abbiamo la fortuna di avere oltre a persone come Matteo Anastasi, che tengono molto allo sport, di avere anche una persona come padre Nicola che c'è molto vicino, non soltanto al calcio, anche al basket. C'è un altro ragazzo oggi qui in studio, studente atleta come me, e anche a tutti gli altri sport che l'università sta proponendo. L'Università Europea, tra l'altro, ormai sono diversi anni, non è stata tra le primissime ad entrare nel coordinamento, ma subito dopo, oramai credo che siano quasi 10 anni. Ed è proprio l'esempio di quello che è successo in tante università, dove si è iniziato 15 anni fa, 16 anni fa, questo percorso. Achille sicuramente si ricorderà David Apa, no? Che è stato forse il primo. Pian pianino si creano dove degli uffici sport, dove una sezione, insomma in qualche maniera lo sport prende piede, prende spazio, secondo me lo spazio che merita. Poi è arrivato sicuramente Matteo Anastasi, che come sicuramente professionalità ha dato un ulteriore slancio verso l'alto e che coordina questo vostro settore. Parliamo un attimino del calcio, tra l'altro dopo andremo ad assistere anche a un vostro filmato. Abbiamo visto che la classifica ancora è un po' avara per quanto vi riguarda, ma siamo appena all'inizio. Sì, sono terza giornata di campionato, ne mancano altre 7, quindi c'è tempo per riparlarne più avanti poi della classifica. I numeri li lasciamo adesso un attimo da parte. Che tipo di ambizioni avete comunque? Come ti sembra la squadra? Perché poi mi sembra sconfitte, adesso a parte la prima partita che è stata un pochino particolare, sì. Comunque ve la siete sempre giocata? No, ce la siamo giocata, meno con il fuori italico, più con la Luis. E in realtà la squadra è un'ottima squadra, e fra assenze che derivano da squalifiche, da infortuni, purtroppo non siamo mai riusciti ad essere tutti al servizio dell'allenatore e quindi non siamo ancora riusciti a esprimere quello che siamo realmente, per questo che guardo con fiducia alle prossime 7 partite, dove riusciremo sicuramente a smuovere questa classifica e a portare a casa i risultati che ci competono. Benissimo, passiamo un attimo adesso dal calcio completamente al campione dell'Università di Roma, al Palatorrino, agli eventi che si svolgono al Palatorrino e dalle società e federazioni che operano presso il Palatorrino o in maniera continuativa oppure con gli eventi. Parliamo in particolare della Federazione Karate Italia, e l'abbiamo salutato poco fa Gianluca Di Luca per la prima volta nei nostri studi, ancora un benvenuto. Parliamo Federazione Karate Italia, ci sono tanti movimenti, tante sigle, la vostra credo che però sia una di quelle tradizionalmente più riconosciute. Beh sì, diciamo siamo una realtà che ovviamente si è posizionata sul territorio inizialmente regionale, poi ovviamente per tutto lo stivale, diciamo, abbiamo delle rappresentanze. La Federazione Karate Italia ovviamente è una di quelle federazioni che comunque è stata presente sicuramente anche in questo periodo difficoltoso, no, ovviamente del lockdown, seguendo tutti i nostri atleti, dirigenti, sia in ambito di DAD, quindi di didattica a distanza, perché anche il karate, come molte altre discipline, siamo riusciti comunque a mantenere, diciamo, il network dei nostri atleti. Anche i dirigenti, perché comunque abbiamo continuato a fare dei corsi di formazione. Roberto De Luca, se non sbaglio.
Sì, lì è le premiazioni nel Palatorino, questa eccellenza della capitale, e ci ha permesso appunto di organizzare ormai da anni. Siamo affezionati, abbiamo la tessera premium ormai. Tu sei delegato Regione Lazio, sì. E se non sbaglio, proprio al Palatorrino il 5 dicembre c'è un evento, la Coppa di Natale. La Coppa è aperta, come si svolgerà? Allora, la Coppa di Natale è un evento che diciamo dà la possibilità innanzitutto di salutarci per le festività di natalizie, ma per tutta la popolazione del karate e non. È ovviamente un evento che occupa tutta la giornata, si dividerà in due settori, il kata e il kumite, quindi queste due manifestazioni all'interno di questa giornata. È un'occasione anche, come io la chiamo più, un open day, perché è un'occasione anche per chi non conosce il karate di venire a vedere questo colpo d'occhio di tutte queste cinture, essenzialmente anche cinture bianche, perché un po' è l'evento che chiude un po' il primo trimestre della stagione dell'anno accademico di karate, che è iniziata a settembre in tutti i centri polisportivi e nei dojo e a varie. Ingresso libero, a parte il Green Pass ovviamente noi seguiamo, come tutti gli enti di promozione, linee guida anti-Covid, quindi Green Pass, temperatura e distanziamento, quindi ingresso contingentato, ma anche questo ti dà la possibilità comunque di avere una, grazie al Palatorrino, di una capienza, uno spazio molto ampio, certo. Comunque è un'occasione, ripeto, anche per i genitori che non sono orientati magari per qualche sport a vedere magari il karate come magari futuro sport per la nuova stagione, che a gennaio sicuramente ripartirà dopo le festività. Ingresso libero, ricordiamo, domenica 5 dicembre al Palatorrino dalle ore 9, sì. La manifestazione dovrebbe chiudersi intorno alle 18, quindi insomma c'è ampia possibilità per poter venire a visitarci. E parliamo un pochino del tuo ruolo proprio all'interno della Federazione Karate Italia, e poi leggo le palestriadi. Sì, cosa sono? Allora, innanzitutto io, oltre ad essere appunto delegato del Centro Italia, della Federazione Karate Italia, sono anche presidente di una struttura, di una polisportiva, dove ovviamente ho il karate come disciplina di punta. Ricordiamo il nome della polisportiva? La Veria, Veria di Monteverde. Monteverde vecchio. E, ovviamente, portando avanti il settore karate, ci è venuto in mente di creare queste palestrie, ovvero un piccolo, non mi voglio paragonare ovviamente agli Atenei, però una piccola evento fatto da più palestre su varie discipline, quindi ogni palestra può ospitare varie strutture con le varie discipline, ovviamente ogni palestra deve avere le stesse discipline, e queste palestrie, questo network fatto da palestre di più discipline, possono essere il karate, come possono essere tutte le arti marziali, il judo, possono essere anche la ginnastica artistica, e abbiamo creato proprio nella Veria la prima palestriade con 4-5 discipline, ospitando strutture e altre polisportive, diciamo. Ottimo, perché poi la creatività ci vuole, sì, per dare una scossa, innovazione, esatto, e mai demordere un pochino la legge dello sport. Abbiamo parlato dell'europea, della rappresentativa di calcio, ma so che proprio, ecco, in quest'ultimo scorcio di prima parte di Pianeta Sport c'è stato un concentramento, una tappa del torneo di basket dell'Università di Roma, dove l'europea ha vinto, avete vinto, credo, forse, non so se è la prima volta, però insomma grandissimo, grandissimo risultato, dovremo tra l'altro avere anche delle immagini. Leonardo, sì. Paolini. Sì, buonasera. Abbiamo vinto la seconda tappa del campionato dell'università. Abbiamo terminato la prima tappa con un terzo posto e la nostra università si è trovata ovviamente ad affrontare altri atenei del calibro di John Cabot University o American University. Sì, gli americani teoricamente qui sono favoriti, quindi avete un grandissimo risultato. Esatto, quindi è stato, diciamo, abbastanza sentita questa nostra vittoria, soprattutto nei confronti degli altri atenei, ma senza andare a togliere agli atenei italiani, insomma, come For Italico, Educat, che hanno assolutamente dei giocatori molto validi. Ecco, qui possiamo vedere ad esempio un'azione contro il For Italico, che era la finale per il primo e per il secondo posto, dove appunto in questi brevi scorci viene segnato il canestro decisivo con assoluto fermento, diciamo, insomma, della
panchina e niente. E il basket 3 contro 3, diciamo che è un progetto nato nel 2019 per la prima volta e purtroppo si è interrotto a marzo 2020 a causa della pandemia. Avevamo ottenuto risultati grandiosi già dal primo campionato in essere vero e proprio, però diciamo che in questo secondo campionato, in questa seconda tappa, stiamo facendo veramente la differenza, sia con un terzo posto nella prima tappa, sia vincendo appunto primi classificati in questa seconda tappa. Leonardo, spesso ricordiamo che sono i campionati dell'Università di Roma e non soltanto i campionati universitari, che ce ne sono tanti, e questo è un format unico in Italia, come raccontava poc'anzi Achille. Cosa si prova a rappresentare il proprio ateneo, ad avere lo scudetto sul petto? C'è questo senso di rappresentanza che magari in America è la regola, mentre qui in Italia fino a 15 anni fa non c'era, possiamo dire tranquillamente. Diciamo che sì, noi siamo improntati molto sulla visione americana del basket, quindi noi rappresentiamo la maglietta che vestiamo, anche nei comportamenti durante il campo. Il basket 3 contro 3 è uno sport di contatto, è uno sport fatto di velocità, di scambi, ma noi teniamo sempre a mente appunto lo scudetto che portiamo sul petto, cercando di dare il meglio di noi sia sui banchi appunto sia nei palazzetti, e soprattutto mantenendo un comportamento sempre etico. E credo che sia questo il più bel messaggio, quindi dare il massimo impegno, rispettare gli avversari, perché poi sono avversari per il tempo di una partita, perché poi si è sempre studenti, esatto. Seppur con un ateneo differente. È la volta della prima parte, salutiamo Mattia Monti che ha fatto il suo esordio qui negli studi di Pianeta Sport e lo ringraziamo per il suo intervento. Grazie. Due minuti di pubblicità e poi di nuovo con Pianeta Sport per la seconda parte. Situata in un magnifico complesso storico, la Link è un campus universitario immerso nel cuore di Roma. L'ampia offerta formativa comprende aree di studio che spaziano dalle materie giuridiche alla cyber security, dalla politica internazionale al management aziendale, fino alle scienze economiche e della difesa e sicurezza, includendo le sfide della tecnologia blockchain e delle criptovalute, il management sportivo, l'industria creativa del gaming e della moda. Vieni a trovarci a Roma, in via del Casale di San Pio V, sito internet www.unilink.it. Nel cuore di Roma, a pochi passi dall'Euro, è tornato a splendere il Pala Torrino, un campo coperto polivalente, due palestre, 4.000 metri quadri di verde. L'ambiente ideale per voi e le vostre famiglie, corsi per adulti e bambini, feste, spettacoli e tanto altro. Il Pala Torrino è in via del Fiume Giallo 47-65. Eccoci pronti alla seconda parte di Pianeta Sport, voltiamo pagina, è il momento di parlare della Roma Calcio a 5 femminile, serie A2, campionato nazionale, reduce pareggio interno contro la Sabina Lazio Calcetto con qualche recriminazione, ma una bellissima partita, andremo poi a vedere il servizio, ma prima ancora risultati e classifiche con la voce della nostra Tabi. Vediamo insieme all'aiuto della nostra regia che cosa è successo in questa ultima giornata. Esattamente, Mediterranea, la Cucinella 5-1, San Giovanni Pistoia 4-2, Firenze Jasnagora 2-4, Progetto Futsal Cuspisa 5-1, Roma Calcio Femminile Sabina 1-1, FB5, BRC 1996 1-5. Apre la classifica dell'ottava giornata Pelletterie con 21 punti, seguita poi da Mediterranea con 19 punti, Sabina e Jasnagora 13 punti, San Giovanni e Roma Calcio
calcio femminile 11 punti, anche Pistoia BRC 1996 10 punti, seguono poi Progetto Futsal a quota 9 punti, la Cucinella e Firenze 7 punti, chiudono la classifica Cuspisa con 4 punti e FB5 con 2 punti. Andiamo ora a vederci il servizio della gara, come poc'anzi detto, Roma-Sabina Lazio Calcetto, terminata 1-1. Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti. Un saluto vi giunge dalla Palapertini di Fiano Romano. Siamo qui per raccontarvi l'ottava giornata della Serie A2 di calcio A5 femminile per il girone B. Sta per andare in scena Roma contro Sabina Calcio. Allora, si conclude con l'applauso il minuto di raccoglimento osservato in onore di Roberto Pacolini. In terza posizione la Sabina Lazio Calcetto a quota 12 punti con una partita da recuperare. Roma insegue a meno 2 in colonnata con la Gisinti e con lo Jasnagora. Oggi ha l'opportunità di effettuare il sorpasso. Arriva qui il fischio d'apertura del match. Partita che si apre ora dalla vetta, dalle parti che contano. Tanta attenzione, la progressione subito in apertura si rende pericolosa la Sabina Calcio a 5. È stretta a fermarsi Fernandez, qua c'è il mancino da lontanissimo, ci ha provato Pamela Cinti, si è distinta ancora una volta la cava Cianciarulo, poi Di Marroni che ha l'opportunità di attaccare. Buono lo scarico all'indietro per Bartolini. Adesso però si è ricompattata la retroguardia della Sabina Lazio e poi Ceccobelli con il destro, Ilaria Ceccobelli non lascia scampo a Nicoletta e fa 1-0 per la Roma al decimo. La sbloccano le giallorosse, la firma è proprio di Ceccobelli. Adesso in un buon momento il Sabina Lazio che ci prova con Fernandez, Bartolini su di lui, Fernandez avanza con il destro e fa 1-1. Torna in parità il match al tredicesimo di gioco con la firma di Fernandez. Pallone in zona Cecavicchi, poi Vitale con il petto, ottimo il controllo, 40 secondi al termine, Ceccobelli recupera, Vitale, Ceccobelli e che parata! Gran parata di Nicoletta che salva tutto, un intervento miracoloso dell'estremo difensore della squadra ospite di Vitale e poi la sirena arriva qui, il triplice fischio, finisce Roma, Sabina Lazio, calcio a 5, il risultato finale è un pareggio 1-1. Ecco, quindi abbiamo ricordato nel servizio una gara tra l'altro davvero particolare perché era venuto a mancare il papà di una nostra giocatrice, di Maria Laura Pacolini, proprio che era tra l'altro custode del campo, quindi di allenamento a Fiano Romano, e così improvvisamente, quindi davvero era una gara a lui dedicata per ciò che può servire. Rinnoviamo le condoglianze a tutta la famiglia a nome della redazione di Pianeta Sport. Dovrebbe essere pronto il collegamento con Alessandro Cappellacci della testata Calcio a 5 Live. Alessandro, ci sei? Sì, ci sono. Buonasera a tutti. Buonasera e grazie come sempre per il tuo contributo. Iniziamo subito dal girone, insomma. Hai visto i risultati, ancora abbastanza incerto, sempre con il Pelletteria che vola via. Beh sì, incerto diciamo potrebbe anche essere dal prossimo turno, perché ci sarà Sabina Mediterranea e Jasnagora Progetto Futsal, quindi potrebbe essere ancora più incerto dal prossimo, un'occasione per accorciare. Detto questo, sì, diciamo che dal terzo posto fino anche al terzultimo del Firenze la classifica è molto corta, quindi ripeto, tutto si svilupperà nelle prossime partite. Hai però questo sì. Hai qualche indiscrezione? Adesso praticamente dal primo dicembre sono possibili i trasferimenti, vediamo un po' se hai sentore di qualcuno che si rinforza.
Vediamo, questo girone purtroppo un po' pochino, ti posso dire nel C che si sta rafforzando il Molfetta, che non è partito benissimo, ma che vuole rimontare, quest'anno vuole seriamente salire, e vuole, diciamo, tra le candidate per aggiungere un'altra pugliese alla truppa delle squadre di Serie A. E ha preso già la prima delle ungheresi del Florida, potrebbe arrivare anche la seconda nelle prossime ore. Vediamo, speriamo. Adesso te la do io l'anticipazione. De Luca da noi è in uscita, è scesa di categoria, è andata a giocare a Terracina, ma noi stessi, insomma, speriamo di inserire qualcuno che ci possa dare una spinta in alto. Una la sappiamo, lo sai anche tu, che è Bea Martin, che terminerà il 10 dicembre il campionato in Brasile e quindi dovrebbe poi trasferirsi e venire finalmente a giocare con la Roma. Parliamo però, l'avevamo anticipato, Alessandro, diamo un attimo un'occhiata alla Serie A d'Elite, chiamiamola in questa maniera, un commento generale da parte tua. Allora, se il girone B di A2 è abbastanza incerto, direi che la Serie A è molto molto incerta. Ci sono squadre che si sono avvicendate al primo posto due turni fa, il Pescara che adesso ha ricevuto il passo a Lazio e Granzette, il Falconara che ha pareggiato col Tiki Taka, e meglio così, perché l'anno scorso si è iniziato con un duetto Montesilvano, quindi che diventerà poi Pescara e Falconara, che poi si tramutò in una solo nella seconda parte di regular season. Quest'anno è vincente, perché molte delle squadre sono anche soprattutto le neopromosse, Bidonto e Tiki Taka si sono rafforzate molto, quindi ci sarà una bella lotta per quanto riguarda le primissime posizioni, perché evitare Falconara, ad esempio, che è vero non è partito come l'anno scorso, ma è sempre lì a 2 punti dalla vetta, fa tutta la differenza del mondo, quindi il primo posto ti può spostare tanto. E lo stesso Granzette, che adesso è primo, l'anno scorso si è salvato ai playout, ma ricordiamo che l'anno scorso non ha potuto contare per buona parte della stagione in Daia Rocha, che si è fatta male, se non ricordo male addirittura la seconda partita, e ha saltato quasi tutto il torneo, e praticamente Turriaga verso metà campionato si infortunò. Invece un Granzetta al completo sta facendo vedere di meritare quella categoria che ha mantenuto l'anno scorso sulla playout. Situazione quindi anche lì molto, molto incerta, vediamo un pochino per lo sprint prenatalizio prima della pausa. Ricordiamo tutte le notizie, ovviamente anche di calcio a 5 maschile, su calcio a 5 live, sia sul sito che sulla rubrica. Un grande saluto a Vincenzo Davino, naturalmente. Con te, Alessandro, naturalmente l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie per il tuo contributo. Buonasera a tutti, grazie a voi. Bene, torniamo al campionato dell'Università di Roma, parliamo del campionato di calcio e andiamoci a vedere proprio la sconfitta di misura, quindi contro la Luis, sconfitta interna per l'Europea, che però ha venduto cara la pelle. Andiamo a vedere in che maniera può partire il servizio. È andata in scena la quarta giornata del campionato di calcio a 11 delle Università di Roma. A Tor di Quinto scendono in campo Luis e Università Europea di Roma a 7 punti, i padroni di casa ancora 0. L'Università Europea di Roma, pur avendo disputato solo un match finora, in arancione, quelli della Luis, in divisa completamente nera invece quelli della Università Europea di Roma. Fischio d'inizio affidato ai ragazzi in maglia arancione, con il numero 9 Botto, che avvia il match, si renderà protagonista nel corso della sfida. Calcio d'angolo per la Luis, con il pallone che schizza sul terreno di gioco reso scivoloso dall'abbondante pioggia, va a impattare sul braccio di un difensore dell'Università Europea di Roma. Calcio di rigore, cartellino giallo. Sul dischetto si presenta proprio il 9, Filippo Botto, che va ad angolare con il piattone destro grande. Risposta di Mirti, che intuisce la direzione del pallone calciato dal 9 della Luis e tiene il punteggio inchiodato sullo 0-0. Insiste però la squadra di casa con questo calcio di punizione, l'uscita di Mirti,
Conclusione poi che sembra innocua, va a colpire invece la traversa, serie di batti e ribatti, poi lo stesso Botto che va a provare la rovesciata colpendo al volto un difensore dell'Università Europea di Roma ed è calcio di punizione. Prova a venire fuori la squadra ospite con il possesso palla, c'è spazio per il numero 9 che avanza, prova a imbucare per un compagno che da posizione defilata, prova a calciare, rischia la giocata, non era per niente facile. Ancora l'Europea che trova lo spazio centrale per avanzare con il proprio capitano in maglia 10, il suo tiro è debole, in due tempi può parare il portiere della Luis. Luis che si presenta dalle parti di Mirti sempre con Botto che va via alla grande con un tunnel dopo una doppia giocata con la suola, il destro è secco e batte Mirti per l'1-0 della Luis, gran gol di Botto che rimedia all'errore dal dischetto portando avanti i suoi. E termina qui il primo tempo tra le due squadre, all'intervallo si va con il punteggio di 1-0 per la Luis, che prova subito a farsi vedere nelle prime battute della seconda frazione di gioco con questo destro, poi dal successivo calcio d'angolo c'è Gatti che svetta di testa e colpisce benissimo inchiodando il pallone all'incrocio dei pali, 2-0 per la Luis, gol di Gatti. Apertura con l'esterno del numero 10 dell'Università Europea di Roma. Sulla sinistra, palla al centro, prova a girarsi il numero 4, rimpallo, pallone che termina tra le braccia del portiere della Luis. Ma non si arrende l'Università Europea di Roma, gran lancio in avanti, palla che schizza, accelera, può involarsi verso la porta. Gazzetta che batte il portiere, 2-1, si riapre la sfida con il gol dell'Europea. Europea che non ci sta allo svantaggio e va addirittura a trovare il pareggio con Occhi Pinti che dopo una serie di rimpalli si ritrova il pallone sul destro e batte il portiere della Luis con l'esterno, 2-2, Università Europea di Roma. Che prova ancora a spingere sfruttando il momento positivo, va a calciare, il tiro però termina alto sopra la traversa. Sembra una sfida che andrà a chiudersi in pareggio, ma la Luis ci prova fino all'ultimo, cross verso la porta, Mirti sbuccia l'intervento e Botto da due passi a porta vuota non può che mettere dentro il gol del 3-2, l'esultanza rabbiosa di Botto che mette così a segno la doppietta e di tutta la squadra e anche la panchina della Luis. Arriva il triplice fischio a tor di quinto, Luis che riesce a spuntarla sull'Università Europea di Roma che era riuscita anche a pareggiare il match, Luis che sale a 10 punti. Riccardo, immagino che innanzitutto complimenti perché è un bellissimo servizio sia per quanto riguarda il montaggio che per quanto riguarda il commento. Alto livello perché davvero aveva ragione il rettore, il livello del campionato di calcio è salito tantissimo. Immagino che ci sia dell'amarezza nel rivedere queste immagini. Sì, c'è dell'amarezza in primis per il risultato, al di là poi della prestazione individuale che c'è alla fine della partita, c'è un errore, però... Sì, ma infatti parlavo più che altro dell'amarezza in generale, certo, perché chiaramente, insomma, chiaramente c'è l'errore finale, ma hai anche parato in maniera incredibile un primo calcio di rigore, altri almeno a due interventi provvidenziali, insomma. Sì, è stata una bella partita fino a 3 minuti dalla fine dove c'è stato quell'errore, però l'amarezza in realtà appunto è per il risultato perché... Andare sotto 2-0 in un campo in condizioni difficili contro una squadra molto attrezzata come quella della Luis e rimettere la partita sul due pari vuol dire tanto. Poi perdere 3-2, lì sì che c'è amarezza. Tra l'altro, almeno dalle immagini, cioè, avete avuto una grande occasione, secondo me, proprio sul due pari per passare in vantaggio. Se ci fosse stato uno scarico probabilmente sulla sinistra, si poteva creare un'occasione davvero, davvero incredibile e completare una rimonta fantastica. Sì, siamo stati bravi perché eravamo riusciti a incanalare la partita a nostro favore. E, l'inerzia, infatti, dal 2-1 al 2-2 c'è stata anche l'occasione per il 3-2, ci sono anche altre occasioni che ricordo, ora non presenti in video, in cui siamo andati vicino a segnare il terzo gol e magari lì veramente poteva finire in maniera diversa. E vorrà dire che dalla prossima partita, la prossima palla
dovremmo partire a due. Sì, è anche vero che la Luis, insomma, tradizionalmente è una squadra ben organizzata, molto attrezzata, con un ottimo mister Giovannetti, che sa stare in campo, perché comunque è nel... la Luis sa benissimo che è organizzata nei minimi particolari, anche con la squadra dell'università, ha una squadra, se non sbaglio, in eccellenza, quindi insomma è comunque strutturata non solo nel calcio per far rendere al massimo le proprie rappresentative, quindi questo sicuramente dà ancora più importanza al vostro risultato. Prossimo turno contro la Cattolica, quarta giornata contro la Cattolica. Questo è un bel match, è assolutamente equilibrato. Qualcuno dovrà smuovere la classifica, e abbiamo entrambi iniziato un po' col freno a mano, e il primo scontro diretto per noi che dobbiamo assolutamente vincere se vogliamo puntare ad arrivare fra le prime sei e poi andarcela a giocare nei play-off contro finale, tutti, certo, ai play-off finali. Torniamo invece da Gianluca Di Luca, delegato Regione Lazio per la Federazione Karate Italia. E tu sei anche un formatore CONI. Sì. Durante il periodo della pandemia, qual è stata? È stato possibile anche durante questo periodo con l'insegnamento a distanza, oppure vi siete completamente fermati? No, noi abbiamo reagito comunque, perché ovviamente la parola d'ordine era andare avanti in questo periodo buio. E noi abbiamo continuato la formazione, proprio noi della Federazione Karate Italia abbiamo contribuito con la formazione dei dirigenti, proprio i dirigenti della stessa federazione, attuando dei corsi sulla comunicazione, sull'orientamento. Ovviamente la didattica a distanza, come si sa anche a scuola, è difficile, comunque ci è mancato un po' il contatto, ci è mancato un po' le aule, quindi però ecco la possibilità di formarsi in un periodo dove ovviamente era un po' lo sport era fermo. E sì, ovviamente oltre alla comunicazione tutti sono formatori CONI, e quindi siamo riusciti anche a far partire dei corsi di formazione anche per profili di nuovi istruttori, nuove figure professionali che poi adesso stanno appunto attivandosi nelle varie strutture. Un commento a queste immagini che vedi stanno andando in onda proprio mentre tu stai... Questa è la realtà in cui vivo, e la struttura, questa polisportiva, come dicevo appunto, a varie discipline, la ginnastica artistica, il parkour, anche discipline un po' particolari, e vede il karate come disciplina di punta. In zona Monteverde. Monteverde Vecchio, Monteverde. E sì, ovviamente tutte le categorie, dai bambini, dalle piccole leve dei 4-5 anni fino ai teenager, che un po' è la popolazione che ha sofferto di più in questo lockdown. Quindi abbiamo cercato di ricucire un po' le ferite di questi ragazzi chiusi all'interno delle loro abitazioni. Leggo nei dati però della tua, che la redazione mi prepara puntuale come sempre, una cosa particolare, perché abbiamo parlato di karate, abbiamo parlato di tanto altro, ma tu esperienza nel mondo dello spettacolo come ballerino, recitazione teatrale in alcuni musical. Sì, parto un po' dal karate. Sì, un po' polivalente, insomma il multitask qui è un po' d'obbligo. È un passato ovviamente partendo lontanamente dai villaggi, dai villaggi turistici, poi per partire ovviamente lo sport, oltre a farlo praticare, lo pratico, quindi da coreografo a ballerino, ovviamente la mia carriera, piccola carriera, piccola parentesi nei teatri, negli spettacoli, nei musical, e per poi diventare istruttore, e da istruttore trainer ovviamente di tutte quelle discipline che possono essere fitness e anche olistiche, molto vicino anche alle attività sia per gli adolescenti che anche per le persone di terza età, no? Quindi tutta la posturale, quindi, pilates, come dicevi, proprio multitasking in tutti i sensi. Abbiamo cercato, ecco, sì. A conferma poi, lo dico sempre, no? del grande proliferare di associazioni, di società sportive, di un'attività di base enorme che veramente merita davvero grande attenzione, e noi nel nostro piccolo cerchiamo di dargliela. A proposito di questo, domenica scorsa
lo sport è uno stile di vita. L'Unione Nazionale Veterani dello Sport, la sezione di Roma, Marcello Garroni, c'è stata una manifestazione con il conferimento delle benemerenze presso la sala dell'auditorium al Palazzo delle Federazioni. La nostra troupe era presente con Ettore Rossi come operatore e con Mattia Monti come inviato. Andiamoci a vedere il servizio proprio di questa cerimonia. Si è svolta presso l'auditorium del Palazzo delle Federazioni la seconda edizione dello Sport Uno Stile di Vita, con il patrocinio del CONI Lazio. L'evento, promosso dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione Marcello Garroni, ha visto la partecipazione di atleti ed ex atleti, con il rilascio di benemerenze a coloro che trasmettono lo sport e i suoi valori. Questi Claudia Cesarini, campionessa di pentathlon, Massimiliano Martino, responsabile comunicazione Frosinone Calcio, Emiliano Portale, campione italiano interforze del concorso completo, e Giuliana Salce, medaglia d'oro nella marcia ai campionati del mondo indoor del 1985. Ospiti d'onore Riccardo Viola, il presidente del CONI Lazio, Ruggero Alcanterini, presidente nazionale Fair Play Italia, e Massimo Piscedda, calciatore ex Lazio. Un evento all'insegna dello sport e dei suoi valori, reso possibile dal comitato organizzativo, composto tra gli altri da Mario Camera, Sergio Garroni, Giuliano Camera e Andrea Castellano. Siamo qui con Emiliano Portale, campione italiano interforze per il concorso completo. Cosa significa per te essere qui, Emiliano, e che tipo di apporto può dare il concorso completo e quindi l'equitazione allo sport italiano? Grazie a tutti. Oggi per me è un onore essere qui in questo contesto di sport, in questo contesto dove ci sono altri atleti ed anche altri veterani dello sport. Sicuramente l'equitazione è uno sport molto importante anche a livello di disabilità, perché il contatto col cavallo è appunto contatto con un altro essere vivente ed è importante il valore di questo sport. Una disciplina, uno sport olimpico, quindi nel futuro speriamo sempre di portare dei risultati a quel livello lì. In Italia negli ultimi anni stanno crescendo molto il numero dei tesserati, e anche a causa di questa pandemia molti sport al chiuso purtroppo hanno subito delle perdite, mentre l'equitazione, che è praticamente uno sport all'aperto, è diventato appunto uno sport dove è sempre più frequentato. E quindi per me, come ripeto, è uno sport molto importante perché mette a contatto uomo e animale. Con Enrica Rinaldi, bronzo agli europei, ai mondiali di lotta libera. Cos'è per te stare qui e che effetto fa anche stare in mezzo a tanti altri campioni ed ex campioni olimpici? Allora, sicuramente un grandissimo onore e vorrei cogliere l'occasione per ringraziare appunto le persone che mi hanno invitato qui e per ringraziare l'Arma dei Carabinieri che da neanche un anno mi ha accolto nella grande famiglia dell'Arma e che mi permette di allenarmi e di raggiungere obiettivi sempre più alti. Ora come ora il nostro obiettivo è ovviamente l'Olimpiade a Parigi e siccome sono nel 2024 vent'anni che nessuna donna italiana si qualifica alle Olimpiadi, il nostro target è quello di qualificarci, almeno noi femmine, quindi dita incrociate. Siamo molto felici di aver riproposto questa seconda edizione
con molta difficoltà, ma con la collaborazione di tutti i nostri consiglieri e amici organizzatori. Abbiamo avuto delle grandi risposte da parte di molti sportivi e anche delle forze dell'ordine, come i carabinieri che hanno presentato la loro campionessa di lotta, come l'esercito italiano, e Fiamme Gialle e tanti altri campioni dello sport, che hanno dato non solo il messaggio di essere dei grandi atleti, ma anche di essere grandi uomini che hanno trasmesso i valori dello sport, che è un segnale molto importante nella società di oggi. La prossima edizione sarà fatta nel 2022, sempre nel periodo a cavallo tra novembre e dicembre, e il nostro obiettivo è sempre di dare voce e importanza alle persone che hanno fatto grande lo sport italiano, ma anche quelli che hanno lavorato nelle retrovie, che sono tipo i tecnici sportivi, i stessi giornalisti che raccontano lo sport, che per noi sono importanti. E vogliamo ripetere questa nuova edizione 2022, magari chiedendo al presidente Malagò il Salone d'Onore del CONI. Salone d'Onore del CONI, dove tra l'altro abbiamo visto il presidente del CONI Lazio Riccardo Viola, che è stato tra gli ospiti d'onore anche alla presentazione del campionato delle università. Un saluto particolare a Mario Camera, a Giuliano Camera per l'organizzazione. Congratulazioni, li avremo presto qui nei nostri studi, ed anche ospiti al Palatorrino con manifestazioni dell'Opes Italia, un altro degli enti di promozione con cui collaboriamo. Ma torniamo in chiusura al basket, a sentire ancora Leonardo Paolini, europea Università Europea di Roma. Abbiamo detto basket 3 contro 3. Pensi che sia il momento, non dico quest'anno, ma siamo pronti per un campionato di basket normale 5 contro 5? Oppure abbiamo disputato con noi come Università Europea di Roma all'incirca 3 gare. Contro la John Cabot, l'American University e la Cattolica in modalità normale 5 contro 5, quindi senza sperimentare questa nuova modalità del basket 3 contro 3, che poi presenta delle regole e anche delle tempistiche, dei tempi giocati completamente differenti rispetto al basket normale. Abbiamo disputato questi 3 match, come dicevo, in via preliminare, quindi anche per testare il livello, le nostre punte di diamante, i nostri giocatori più validi, dato che quest'anno c'è stata un'adesione particolarmente ampia all'interno dell'università, e tutti e 3 i match sono stati disputati con una vittoria, quindi giocati in modalità 5 contro 5, quindi con i classici 4 tempi da 10 minuti, e il livello è molto alto, quindi parliamo di campionati universitari di Roma, gli studenti provengono da realtà molto differenti, quindi facendo campionati ad esempio regionali, quindi serie D oppure promozione, mentre troviamo altri giocatori nettamente superiori, quindi anche con un campionato ad esempio interregionale come può essere quello della C2. Ma dal punto di vista organizzativo, no, dico io, come passaggio, perché inizialmente quando si è parlato nel coordinamento il 3 contro 3 è sicuramente più spettacolare, è più facile da organizzare per ovvi motivi, su un campo si possono disputare 2 partite in contemporanea, quindi ci sono tanti vantaggi, però personalmente credo che sia giusto che poi diventino quasi tutti un po' dei campionati. Io quando parliamo anche di tennis, quando parliamo di padel, io quel tennis lo vedo come una sorta, no, di Coppa Davis, parlo come formula, perché poi la cosa bella è rappresentare il proprio ateneo in un campionato. Pensi che questo sia un obiettivo? Perché c'era anche chi diceva no, ma guarda che il 3 contro 3 ormai va molto, però, oppure no, ecco, è soltanto una mia impressione. Sicuramente l'obiettivo è quello di arrivare a un vero e proprio campionato, ad esempio come fa anche la LUIS a livelli molto più alti di basket, che sia 5 contro 5. Sicuramente serve tanta organizzazione, quindi è possibile, ma è possibile lavorandoci, ed è possibile soprattutto aspettando che questo periodo di transizione e soprattutto passi, certo, passi, diciamo, e che appunto il virus passi in secondo piano, poiché sarebbe, noi adesso effettuiamo partite a porte chiuse, quindi abbiamo un sacco di pubblicità per sponsorizzare le nostre partite, ma poi in realtà le nostre partite possono venire solamente gli atleti, i dirigenti e l'allenatore. Quindi la nostra esperienza è sì quella di passare a un campionato 5 contro 5,
Un pochino sullo stile del calcio a 5, esatto, maschile e femminile, esatto. Ciascuno col proprio campo di casa e giocare. Speriamo che, che il prossimo anno sia possibile, soprattutto perché potrebbe significare che finalmente questo maledetto momento, che insomma dura da troppo tempo, sarà definitivamente passato. Un ringraziamento al nostro Leonardo Paolini. Grazie. Ma in generale a tutti i nostri ospiti. Nella terza parte, è il momento, sarà lo spazio dell'Unione Sportiva Acli di Roma, andremo a parlare poi di calcio a 5 femminile delle Università di Roma e della Lin Campus e dell'inaugurazione dell'anno accademico. Salutiamo quindi nell'ordine il nostro Gianluca Di Luca. Grazie, per la prima volta nei nostri studi, lo aspettiamo presto. E da quest'altra parte i ragazzi, la rappresentanza dell'Università Europea di Roma, un grande saluto a Matteo Anastasi. Un saluto però a voi che siete qui con noi, Riccardo Mirti e Leonardo Paolini. Grazie, a grazie. Presto. Buonasera. In bocca al lupo ragazzi, 2 minuti di consigli per gli acquisti e poi di nuovo con la terza ed ultima parte di Pianeta Sport. Situata in un magnifico complesso storico, la Link è un campus universitario immerso nel cuore di Roma. L'ampia offerta formativa comprende aree di studio che spaziano dalle materie giuridiche alla cyber security, dalla politica internazionale al management aziendale, fino alle scienze economiche e della difesa e sicurezza, includendo le sfide della tecnologia, blockchain e delle criptovalute, il management sportivo, l'industria creativa del gaming e della moda. Vieni a trovarci a Roma, in via del Casale di San Pio V, sito internet www.unilink.it. Cuore di Roma, a pochi passi dall'Euro, è tornato a splendere il Pala Torrino, un campo coperto polivalente, 2 palestre, 4.000 metri quadri di verde. L'ambiente ideale per voi e le vostre famiglie, corsi per adulti e bambini, feste, spettacoli e tanto altro. Il Pala Torrino è in via del Fiume Giallo 47-65. Eccoci qui ritornati dalla pubblicità, siamo nella terza parte e sono arrivati questa sera, saranno nostri ospiti Federico Martella, dirigente SD San Michele, buonasera. Buonasera. E Giacomo Gagliostro, giocatore SD San Michele, buonasera. Buonasera. Siamo nello spazio dell'Unione Sportiva Acli di Roma, quindi quando parliamo di ASD parliamo di Associazione Sportiva Dilettantistica, iscritte al campionato di calcio dell'Unione Sportiva Acli, ma credo anche in generale affiliati, perché leggo che avete anche altre sezioni. Andremo presto a conoscere meglio i nostri ospiti e adesso andiamoci a vedere però la schermata con risultati e classifiche della seconda giornata del campionato di calcio a 5 maschile delle Università di Roma. Certo, vediamoli insieme. John Cabot University Unit 7-9, The American University of Rome Foro Italico 5-13 e alla luce di questi risultati andiamo a vedere la classifica. Apre la classifica la Sapienza con 6 punti, seguita poi dalla Cattolica Sacro Cuore anch'essa con 6 punti, dopodiché troviamo il Foro Italico con 3 punti, chiudono la classifica la Link Campus University, UNINT, The American University of Rome e John Cabot University, tutte a quota 0. Ci andiamo a vedere tantissimi gol, diciamo che forse nel calcio a 5 maschile Achille le difese non sono proprio protagoniste, lo sono più gli attacchi, lo dimostra il servizio che ci andremo a vedere è di una nettissima vittoria della Sapienza contro l'American University of Rome, un risultato insomma eclatante, 21-1. Andiamoci a vedere qualcuno dei gol, insomma, giornata da dimenticare per gli americani di Stefano Cristalli. Sono sceso in campo per la seconda giornata del campionato di calcio a 5 delle Università, American University of Rome contro Sapienza, la squadra di casa reduce dalla sconfitta per 19-3 contro la Cattolica. La Sapienza invece nella prima giornata ha vinto con il punteggio di 16-2 contro la John Cabot
University. In campo le due squadre in maglia verde, l'American University of Rome, in tenuta bianca invece la Sapienza. Primo pallone è della squadra di casa, che prova a gestirlo con ordine in fase difensiva, ma è subito aggressiva la Sapienza. Prova a farsi sotto infatti la squadra ospite, che trova subito il vantaggio con questo tocco ravvicinato. Vediamo anche il replay splendido alle spalle della porta. Ancora Sapienza a insistere con questa azione del numero 9, che viene messo giù in area di rigore. Non è usuale vedere un calcio di rigore in calcio a 5, ma viene clamorosamente fallito. Gran parata del portiere dell'American University of Rome, ma insiste ancora la Sapienza con il suo numero 10, che calcia da lontano e trova ancora il gol. Forse una deviazione con un braccio di un difensore dell'American University of Rome. Sapienza che prova a monopolizzare la partita andando a calciare dalla distanza. Qui piega i guantoni del portiere, l'attaccante della Sapienza, trovando il gol, e poi ne arriva anche un altro. Sapienza scatenata, senza freni, contro l'American University of Rome, che può veramente poco. Prova qui a sgusciare il numero 10 dell'American University of Rome, lo fa alla grande trovando un tunnel, ma non riuscendo tu per tu con il portiere a trovare il gol che avrebbe accorciato le distanze. Poi azione confusissima con ben due parate del portiere dell'American University of Rome. Alla fine arriva l'attaccante della Sapienza che la mette dentro. Apprezziamo ancora una volta il replay. Una parata, due parate. Alla fine il pallone, con un po' di fortuna, carambola sul destro dell'attaccante in maglia 8 della Sapienza, che la mette dentro. Non si fermano però gli attacchi dei ragazzi in maglia bianca. Un altro gol, questa volta con un destro a incrociare. Addormenta l'American University of Rome, ne approfitta il 13 della Sapienza, che fa centro con il destro. Il disimpegno errato ancora della squadra di casa, è facile la battuta con il mancino, risultato che si fa via via sempre più proibitivo. Ancora un gol, sempre della Sapienza, con questo destro potente del numero 10. C'è solo una squadra in campo, ma sprazzi l'American University of Rome prova a farsi vedere, e lo fa con il gol del numero 9, che accorcia le distanze, più un gol della bandiera che altro. Qui prova anche a destreggiarsi con una serie di finte, a calciare, e debole il tiro. E poi si conclude la prima frazione di gioco. Ancora a vedere in avanti. Riparte poi veloce la Sapienza con questo break a centrocampo, triangolo ampio che si chiude con la conclusione vincente, ancora una volta, dei ragazzi in maglia bianca, in particolare del numero 9. Poi pallone regalato, qui dribbling secco sempre dello stesso calciatore in maglia 9, che scarta il portiere dell'American University e la mette dentro. Poi qui splendido il dribbling sul fondo, poi lo scavetto. Tanti bei gol in generale, tanti gol per la Sapienza, solo uno per l'American University of Rome. Qui arriva ancora una conclusione potentissima dalla distanza ed è vincente sotto la traversa. Partita che non ha più niente da dire, senza storia. Sapienza che però non si ferma, continua ad attaccare e trova un altro gol qui su deviazione. Un po' fortunata la formazione in maglia bianca, e poi si diverte trovando anche la via del gol attraverso delle ottime azioni. Match che termina così con il punteggio di 21 gol per la Sapienza, solo uno per l'American University of Rome. Classifica che recita: Sapienza a 6 punti, punteggio pieno. Cattolica del Sacro Cuore 6 punti, Link Campus 3 punti, Foro Italico 0, Unint 0, John Cabot 0, American University of Rome, fanalino di coda a 0 punti. Achille, la Sapienza è la squadra da battere? Visto il risultato, sì. Poi io li ho visti giocare, perché quella sera
avevamo anche noi la partita, quindi sono veramente bravi. Quindi come, onore ad Alessandro, come si dice a Roma, sono tutti calciatari. Sì, cioè, sì, nel sì. senso che si vede che è che completamente diverso dal, sì, esatto, dal gioco del calcio, è vero. Passiamo invece, l'avevamo annunciato all'inizio, venerdì scorso, venerdì 26 novembre, presso la Link Campus University, una data importantissima, l'inaugurazione dell'anno accademico. Per noi c'era l'operatore Filippo Minichino, la nostra inviata Tabita Morgese, andiamoci a gustare il servizio preparato dai nostri inviati. Il futuro della Link Campus University sarà l'insegna della sostenibilità, dell'inclusività e dell'innovazione. A delineare le prossime strategie dell'Ateneo è stato il rettore Carlo Alberto Giusti, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022, alla presenza di numerose figure del mondo dell'università, della pubblica amministrazione, della diplomazia, delle forze armate e dell'imprenditoria. Ci aspettiamo un nuovo inizio, ha detto il rettore Giusti. La pandemia ha distrutto la vita di molte persone, devastato intere economie e aperto interrogativi importanti per il futuro delle nostre istituzioni. Le crisi comportano un grandissimo rischio, ma allo stesso tempo costituiscono anche una grande opportunità. Un momento di passaggio e di innovazione che l'università deve essere capace di cogliere. A partire da quest'anno, tutte le aule e tutti i laboratori della Link Campus University diventano degli Hybrid Learning Spaces, nuova frontiera della didattica. Un modello didattico interattivo, multidisciplinare e collaborativo per creare professionisti competitivi in una realtà in continuo cambiamento. La cerimonia ha visto l'intervento di Franco Frattini, presidente aggiunto del Consiglio di Stato e program leader del corso di laurea in giurisprudenza, secondo il quale la Link Campus è un ateneo che ha delle ambizioni alte perché ha saputo puntare su alcuni settori apparentemente di nicchia, come la sicurezza e la cyber security, che sono oggi temi ricorrenti in Italia e nel mondo. E sulla formazione di giovani che magari hanno al petto medaglie olimpiche, ma allo stesso tempo vogliono approfondire le loro competenze per diventare manager nello sport. Ospite della giornata è stato il presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Corangio, che ha concluso la cerimonia tenendo una lectio magistralis sul riparto di giurisdizione e le sentenze della Corte Costituzionale. Immagino che sia un'emozione particolare quella di inaugurare il primo anno accademico post-Covid. Quali sono gli obiettivi principali? Gli obiettivi è riportare in aula il maggior numero degli studenti. Qualche settimana fa alla ripresa c'era tra i colleghi rettori chi temeva che gli studenti si fossero ormai abituati a stare a casa, a soffrire della cosiddetta sindrome del sofà. La Link Campus ha vinto questa scommessa, il nostro campus è aperto e ha già accolto praticamente il 100% dei nostri studenti. In più sono appena arrivati dagli Stati Uniti d'America 100 studenti atleti che completeranno la loro formazione nei prossimi 3 anni. Quindi la Link Campus resta al centro del sistema universitario italiano, ha ideato in questo anno di pandemia un sistema ibrido, ovvero la possibilità di poter frequentare seminari, lezioni, corsi, dibattiti, sia in presenza in aula, quindi qui al campus del Casale di San Pio Quinto, oltre che da remoto. Sono tutte possibilità che la Link Campus mette a disposizione dei propri studenti proprio perché l'università è vita e dalla vita dobbiamo ripartire. Qual è la nota distintiva di quest'anno, di questo nuovo anno programmatico? Beh, c'è tanta voglia di ricominciare. Questa sensazione di ripresa, questa energia, questa adrenalina la si vede tanto negli studenti quanto nel corpo docente. Tornare in aula finalmente in presenza vuol dire riuscire a scongiurare quelle paure che nei mesi bui della pandemia ci hanno tanto attanagliato. Il rapporto studente-docente, in questo la Link Campus è all'apice della classifica italiana, resta molto stretto. Le nostre aule vedono una presenza costante di docenti in presenza che vogliono per l'appunto ricucire il rapporto con i propri docenti e ci stiamo riuscendo.
Su quali valori poggia la Link Campus University? Allora, il nostro primo valore è l'internazionalizzazione. Nasciamo, cresciamo e ci sviluppiamo come soggetti ormai interconnessi. I nostri studenti devono essere abituati a interfacciarsi con realtà distanti dall'Italia, motivo per cui i nostri corsi in italiano, in inglese, in modalità ibrida, ovvero in presenza piuttosto che da remoto, insegnano allo studente ad essere un cittadino del mondo. Cosa ne pensa dell'ingresso dello smart working nel mondo del lavoro e nel mondo dello studio, della didattica a distanza con l'insegnamento? Beh, la didattica a distanza esisteva già prima della pandemia. Lo smart working ha riacceso, diciamo, questo interesse da parte anche del legislatore. Ora ci troviamo in una condizione favorevole, la Link Campus l'ha ben colta, ovvero la tecnologia, i sistemi telematici danno effettivamente una possibilità in più, quindi alla presenza fisica in aula aggiungere una presenza da remoto, che potrebbe consistere anche ad esempio nel poter rivedere più volte la lezione di un professore nell'atto di prepararsi all'esame, è un qualcosa che anni fa non esisteva e che, come dire, ci si barcamenava per costruirla. La pandemia ha dato la possibilità di affinare e rendere molto fruibili questi sistemi tecnologici, che restano a utilizzo, direi sicuramente proficuo, per gli studenti. Benissimo, quindi ecco, la Link Campus University si conferma soprattutto una università che è al passo con i tempi, quindi che legge l'evoluzione della società che ci circonda e soprattutto che crea opportunità dopo la laurea per i propri studenti, che è la cosa più importante, l'inserimento nel mondo del lavoro, cercando di affiancarli e quindi non limitandosi solamente al momento della laurea. E cambiamo completamente pagina e veniamo allo spazio dell'Unione Sportiva Acli con la SD San Michele e subito la schermata con i risultati della classifica del girone del campionato di calcio, il girone B. Sì, vediamo subito i risultati: Montesacro FC Atletico Aurelio 3-5, Vis Cornelia Canadesi 1-13, Vesta Mentana 1-3, Montesacro 2008 CCM 5-3, Amadeus Jovens Unidos 3-0, Time Sport San Michele 2-3. La classifica della sesta giornata si apre con Montesacro 2008 con 16 punti, Amadeus 15 punti, Canadesi 12, Montesacro FC e Vesta entrambi a 10 punti, Mentana 9, CCM Atletico Aurelio entrambi a 7 punti, Vis Cornelia e San Michele 3 punti e chiudono la classifica Jovens Unidos Time Sport ferme a quota 0. Sì, credo che anche qui ci sia un piccolo errore. Time Sport San Michele è finita 2-0, giusto? Avete perso? No, 3-2. Ah, 3-2, quindi una delle due c'era un'imperfezione forse nel risultato. Vi hanno dato sconfitti ed invece era una vittoria. Ci scusiamo con voi. Federico Martella, il vostro è un circolo sportivo parrocchiale. Quali sono i vostri valori, in che anno, da quanto tempo è nata e che cosa rappresenta la SD San Michele? Allora, la SD San Michele nasce nel 2010-2011, quindi è recente la sua nascita, e si concentra molto sul calcio in generale, a vari settori, è sviluppato sull'Under 10, 12, 14 e 16 e in più c'è l'Open 11, che è la squadra in cui ci siamo anche io e Giacomo. E, come zona siete a Monte Rotondo, giusto? Siamo a Monte Rotondo, esattamente. E, oltre al calcio c'è anche una squadra di amatori di pallavolo. E è una realtà che si è molto sviluppata, nonostante sul territorio ci fossero molte realtà presenti sull'ambiente calcio in generale, una squadra che per esempio tuttora in Serie D e altre compagini con anche settori giovanili molto sviluppati. Comunque ogni anno sono circa 200 bambini che sono iscritti e che partecipano e quindi sviluppano la loro crescita all'interno dei nostri... Quindi siete un po' un punto di riferimento per le famiglie, sì, questa sì. Credo che sia l'aspirazione maggiore. Invece Giacomo, che tra l'altro è infortunato, dicevamo nel fuori onda che hai dato tutto te stesso per la squadra. Sì, mi sono immolato per la squadra sabato scorso e ho riportato un infortunio, adesso starò fermo qualche tempo e dovranno fare a meno di me se
se ci riescono. Giacomo, abbiamo visto la prima vittoria in campionato, siete tornati a disputare il campionato dell'Unione Sportiva Agli di Roma, qual è la cosa vi ha spinto? Evidentemente un campionato che conoscevate già e che avete apprezzato. Sì, allora, quando il San Michele faceva l'Agli la prima volta io ancora non facevo parte della squadra, però comunque conoscevo la realtà perché io sono proprio di Monterotondo, quindi conoscevo i ragazzi e tutto. E dopo la pandemia riaffacciarsi a un campionato è stato un po' complicato e quindi ha deciso la società di iscriversi al campionato Agli piuttosto che a quello di CSI perché c'erano una serie di problemi. Sicuramente l'Agli è un campionato abbastanza competitivo perché se penso anche alla nostra semplice squadra ci sono tanti ragazzi che magari hanno fatto categorie più o meno importanti. Queste sono le vostre immagini, intanto stiamo vedendo. Sì. Uno splendido campo, tra l'altro. Sì, sì. 24... gioca anche la Serie D. Certo. 24 squadre, tra l'altro, del campionato US Agli raggruppate in due gironi. Esatto. Avete comunque tanto spazio per recuperare. Sì, 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 assolutamente. Adesso la squadra ha cominciato un po' a ingranare. E forse il risultato sbagliato, quello con, della settimana scorsa, era perché perdevamo 2-0, poi abbiamo avuto un vuoto d'orgoglio e siamo riusciti a fare 3 gol al secondo tempo, siamo riusciti a ribaltare la partita tra il primo e il secondo tempo. E come dicevo, il campionato è un buon campionato perché stanno tanti ragazzi, anche dell'età mia, che hanno fatto categorie un po' più importanti, che chi per un motivo, chi per un altro, adesso sono scesi un po' di categorie, quindi ci si diverte, è un bel campionato di livello, la società è presente e noi speriamo semplicemente di riuscire a dare il massimo come stiamo facendo ultimamente. Ricordiamo Massimiliano Campagna e Valerio Di Curzio, responsabili che seguono dal punto di vista organizzativo questo torneo. Federico Martella, c'è qualcuno in particolare che dovete ringraziare proprio per l'attività che viene svolta? A parte 200 tesserati, 200 bambini, è comunque un grande impegno, una grande soddisfazione. Qualche sponsor, un dirigente in particolare, il presidente? Ma noi sicuramente ringraziamo tutti coloro che si impegnano nel portare avanti questa realtà, principalmente quello che ci segue anche a noi come giocatori, che è il nostro mister Simone Di Tata, che dà costantemente tutto se stesso sia sul campo che anche fuori, quindi sicuramente lui è la persona che mi sento ringraziare di più in questo momento per l'impegno e per il funzionamento, insomma, di tutto l'ambiente. Federico, all'interno del team l'età media è la vostra, l'età media giovani, oppure ci sono dei giocatori che magari hanno dei trascorsi in campionati federali di un certo livello e che poi adesso si divertono? No, principalmente siamo tutti della mia età, 28-25 anni, siamo più, insomma, l'età media è relativamente bassa, quindi e come diceva già il mio compagno ci sono tanti ragazzi che nonostante la giovane età hanno fatto categorie anche più chiamiamole impegnative che ci permette di alzare il livello. Abbiamo anche rinnovato molto la squadra, quindi per quello è molto giovane e questo è anche un po' la spiegazione dei risultati che tardano un po' ad arrivare perché ovviamente stiamo un po' cercando la quadra perfetta sia dal punto di vista ambientale, dal punto di vista ovviamente poi dello schieramento in campo e già l'ultima partita potrebbe essere lo scossone decisivo per poter riprendere, insomma, il nostro cammino verso... Giacomo, l'allenatore rischiava di non mangiare il panettone e l'ha salvato la vittoria oppure poteva stare tranquillo? No, secondo me poteva stare tranquillo. La squadra è tutta con l'allenatore, assolutamente. Probabilmente gliel'avremmo comprato noi il panettone, nel caso in cui la società avesse fatto altre scelte. No, però noi siamo tutti quanti con l'allenatore, con Simone... No, ma naturalmente siamo stiamo scherzando. Certo. La domanda è lecita, però. Tra l'altro, Federico, a proposito di livello, è vero, no, che il campionato federale di solito lasciamo perdere le categorie più alte, eccellenza, promozione, che naturalmente parliamo di tutt'altro. Però io credo che il successo dei campionati degli enti di promozione sia anche un pochino per la malleabilità, per il fatto di essere un pochino più elastici probabilmente nei regolamenti, ma non credo che poi in fondo il livello sia così differente, assolutamente non da una terza categoria, forse anche in qualche caso per qualche squadra, anche per una seconda categoria, no? Sì, sicuramente, anche perché ovviamente essendoci molti impegni anche per tutti i giocatori a volte resta difficile poter essere presenti
anche nel fine settimana, anche ovviamente per i vari impegni che ognuno ha nella sua vita privata, nel fine settimana per giocare, quindi tante sono tante componenti, tante che poi componenti, fanno sì che danno comunque la possibilità a ragazzi che in questi campioni se ne vedono tanti molto più forti, tanti che invece militano in serie più che alte, magari per motivi di lavoro personali non esattamente possono. Noi ringraziamo la SD San Michele per questo intervento, vi auguriamo di divertirvi, che credo che sia la cosa più importante, poi magari qualche vittoria in più. La prossima volta portateci ancora altri contributi, se ci sono sponsor, presidente eccetera, perché nello spazio dell'Unione Sportiva Agri di Roma questa è la vostra casa. Noi siamo proprio nel rush finale, è il momento appunto di salutare, come detto, Federico Martella e Giacomo Gagliosto della SD San Michele. Grazie. Un grande in bocca al lupo per la vostra attività. Grazie. E alla grazie mia sinistra a Achille Patrizzi, con cui abbiamo un contatto costante. Complimenti ancora alla Link Campus University, al coordinamento sportivo dell'Università di Roma. Grazie a Davide, appuntamento con Pianeta Sport e per la prossima settimana, 9 dicembre. MR Auto è un'officina specializzata per l'installazione GPL e meccanica autronica e non solo. Nella nostra struttura potete trovare anche un centro revisioni all'avanguardia, un'officina con meccanici altamente qualificati. Assistiamo flotte auto di enti pubblici oltre che privati. MR Auto è anche un centro pneumatici. Disponibilità, cortesia, competenza, tutte al vostro servizio. Autolavaggio interno ed esterno. Tutte le auto verranno riconsegnate e sanificate e igienizzate con ozono. MR Auto è a disposizione per servizio noleggio auto a breve e lungo termine e non solo, anche vendita di nuovo e usato garantito. MR Auto, non una semplice officina. Ed ora tutti in piedi, entra in campo la squadra della capitale. Dai un calcio agli imprevisti. Agenti Andrea e Massimiliano Rinaldi ti aspettano nell'agenzia Allianz a Roma, in via Ostiense 148. Have a nice day.